molti registi hanno pensato di raccontare la vita dei compositori attraverso appunto le immagini. Questo è un fatto già di per sé molto importante, a mio avviso ha una funzione divulgativa notevole, ma soprattutto per la musica contemporanea, tra virgolette, musica del Novecento, io trovo che questi prodotti servano tantissimo per conoscere e divulgare la musica che in normali sedi, normali ambiti, magari ha delle difficoltà ad essere appunto prodotta, ad essere ascoltata. E quindi questa a mio avviso è la prima nota di merito. Ma la prima domanda che vorrei fare alla regista è una prima impressione che ho avuto appunto vedendo questo documentario sulla particolare narrazione che hai saputo creare all'interno, ossia un compositore particolarissimo che gira tanti Super 8, e questa non è una consuetudine che appartiene a tutti, che gli ha permesso di organizzare la vita muovendosi attraverso dei filmati appunto dello stesso compositore e poi ovviamente proseguendo, completando gli aneddoti stessi di cui le immagini parlavano attraverso la musica e quelle scene appunto girate con il coro, oltre al supporto dei tradizionali materiali, lettere, partiture, molto belle quelle inquadriture, a mio avviso, delle partiture dei Capra, musica contemporanea, quella tradizionale, notazione, grafia e via dicendo. E quindi la prima domanda che vorrei chiedere è come è nata questa idea proprio di articolare il racconto in questo modo, che io ho trovato veramente molto bello. It was like a coincidence that I found this incredible flat with all the boxes of this archive, and the family asked me, because they know that I'm a filmmaker, to transfer digitalized this 8mm film. So it was the first what I saw. In realtà è stata una coincidenza aver trovato questo appartamento pieno di scatoloni, come vediamo anche nel film, e pieno di archivi anche. Ed è stata proprio la famiglia a chiedermi di digitalizzare queste, appunto, queste pellicole, perché sapeva che comunque sono una regista. And it's like really author who was forbidden, totally like forgotten, forbidden as well and forgotten, and I knew that he was like a political, si dice anche in Italia, and I saw how he is there and he is eating those small flowers, the dandelions, and I was totally fascinated with this tension, with this dynamics between this big history and this small parts of some playfulness, which was also connected with his music kind of perspective, because his music is very playful. It's not only like heavy experimentation, he's also of 10 symphonies, but also of very playful experiments. And it was where the idea started, actually. Sì, Capra era un artista sia dimenticato ma anche un po' proibito, era un animale politico, appunto, come ho detto prima, e mi interessava sia vedere, diciamo, la dinamica della storia più ampia e anche però dei dettagli molto piccoli, come quando per esempio mangia i fiori, e lui era comunque, aveva una parte molto giocosa, diciamo, una persona molto giocosa, lo vediamo anche nella sua musica, ha fatto le sinfonie, però ha fatto anche delle sperimentazioni musicali ed è sicuramente un aspetto interessante. Per esempio con la voce della sua figlia, questo screening, c'è screening, it was one of the playful experiments, so. And we are now in 2023, we started it in 2018, and I wanted to make a contemporary film, and I wanted to ask the question, what does it mean to find this such a kind of legacy of such an ambivalent person, and how to relate to this, how actually to interpret this kind of letters to our president, but also very intimate love letters, and also his story, which actually we did not know the story because it was like forgotten. So we needed to recreate all the story and somehow also connected his personal development with his music development, which was radical, you know, from the mass composer he became actually kind of avant-garde composer, which was very, very radical shift. And he was the only Czechoslovak composer ever
artist ever generally who got this Stalin Prize, which was the highest award of the Eastern Bloc, and then he gave it back in 68. So sì, appunto, parlando degli esperimenti, ha anche fatto degli esperimenti con le grida della figlia, quindi appunto era molto giocoso in questo senso. E abbiamo iniziato nel 2018 e volevamo fare un film contemporaneo e chiederci allo stesso modo come rappresentare in qualche modo questa sua eredità e questa sua ambivalenza, però questo carattere così ambivalente. Volevamo interpretare le lettere, dalle lettere d'amore alle lettere, diciamo, più alle lettere del presidente, per esempio, e anche raccontare una storia che però non era molto conosciuta. E quindi abbiamo dovuto ricreare un po' anche tutta la sua evoluzione come musicista, perché lui è partito da musicista classico, poi è diventato un musicista d'avanguardia, quindi è stata un'evoluzione anche molto radicale. Ricordiamoci che lui è l'unico artista ceco ad aver ricevuto questo premio, diciamo, per il talento che poi in realtà poi è restituito. And I spoke with the people who remembered him, and they repeated that Jan Kapr, he was such a nice and cheerful man, and they did not want to speak about the politics at all. And it sounded for me like a poetry. Kapr, such a nice and cheerful man, you know. And then the idea came because Jan Kapr also wanted to invent a new music language, as many other composers in 60s, so wanted to make a specific kind of notation, and also we mentioned this calligraphic quality manuscript, and all the letters you can see in the film, it's actually his own letters. He's real co-author of the film. We invited him to cooperate somehow, so it's because we create a specific form from his manuscript notes, and what we also wanted to show where the missing parts of the story, what we do not know. So that's why we decided to make this documentary opera, also to admit, not only to tell the strong story, because I think it's like from a fiction film, this incredible story, but also that there are some holes in the memory, and then we are not the one who want to keep the only right interpretation. It's very much up to you. Abbiamo parlato con le persone che lo conoscevano, non hanno mai parlato dell'aspetto politico, ma ripetevano sempre che era una persona molto buona, una persona molto solare, sembrava una sorta di ritornello, no? Una sorta di poesia. E da qui è nata l'idea, perché Kapr voleva inventare un nuovo linguaggio musicale, e lo vediamo anche nelle sue note, per esempio, nelle sue annotazioni. Abbiamo proprio preso anche le sue lettere direttamente, è come se lo avessimo, come fosse stato una sorta di invito alla cooperazione, no? Quindi come se l'avessimo fatto insieme, in effetti. Però eravamo interessati, volevamo mostrare anche le parti mancanti della storia, è per questo che abbiamo scelto la forma dell'opera, non solo perché la sua storia è una storia molto forte, sembra quasi una storia di finzione, ma proprio perché c'erano dei buchi, diciamo, che non volevamo tralasciare. Quindi si è messa d'accordo anche con la musicista Sushko, se non sbaglio. Sushko, sì. Avete lavorato anche assieme per costruire la sceneggiatura, diciamo, del sì. Documentario? Sì. Sì, totalmente. C'era la collaborazione con il compositore, Petra Sushko, e il librettista. Sì. E questo librettista è anche una persona abbastanza famosa nel nostro paese, perché lui è direttore per teatro. Allora lui anche ha fatto molte opere. Mm-hmm. Si dice opera. Okay. Sì, allora abbiamo creato insieme. Sorry, I switched to English, so it's complicated for me. But the way how we worked was that it's documentary opera, so it's really archived based libretto. So we went through the originals of Jan Kapr, like real sentences he wrote. And then the librettist wanted to found a poetic way, good for singers to capture it. And we had a solo singer, who is Karel Jakubu, who is in the role of Jan Kapr. And immediately we exercised together. So it was created all the time, like with those three elements. So me, librettist, composer, and the singer. So we can find a proper form to the specific scenes of Kapr's life.
Diciamo, abbiamo scelto proprio l'opera documentaria perché è un modo molto specifico di lavorare, nel senso che si basa su degli archivi che sono stati proprio la base del nostro libretto. Abbiamo utilizzato addirittura proprio le frasi originali di Capra e quindi abbiamo lavorato, diciamo, abbiamo creato una sorta di trittico, quindi eravamo io, il librettista appunto, che cercava un modo poetico anche, no, di scrivere la musica, e il cantante che in persona, proprio Ian Capra. E quindi abbiamo sempre lavorato insieme proprio per dare forma tutta la storia. Mi è colpito molto nella parte, diciamo, contemporanea, il contrasto che si crea con l'immagine di repertorio. Sono delle quadrature molto abbaglianti, colori molto, come dire, forti, e anche colpisce molto la maniera con cui i coristi sono disposti. Una disposizione molto geometrica, molto studiata. Ecco, volevo sapere come ha pensato l'organizzazione dell'inquadratura in questa parte, che trovo molto, molto efficace, musicale. Cosa pensate voi? It's like a note on the score. Sì, so esatto, they are in this esatto. Black, it's sì, a play with them, but it's an authentic space of sì. It's rehearsals. A rehearsal space what they really use, so it was incredible for me. And there is an important connection: the choir master is the last living student of Ian Capra, so he knew him in person, his composer as well. So, and they are really very good choir, one of the best in our country, and they are traveling abroad and had a lot of awards, like international important awards, for example in Japan as well, etc. So we were lucky that this connection was like very natural, and they were able to do with us all these crazy things, which was difficult for them, of course, these exercises without notes and everything. So, and they warned me at the beginning, Lucia, it's not possible to work with the choir in this way. But they liked it somehow, and they cooperated, so... Sì, infatti, se avete notato, la disposizione dei coristi sembrano poi meno note sulla partitura. E quello, lo spazio che noi vediamo è lo spazio che loro veramente utilizzano per le prove. E quindi è stato molto importante creare questo legame con loro, ma anche con il direttore del coro, che è l'ultimo studente vivente proprio di Ian Capra. Tra l'altro il coro è uno dei cori migliori del paese, ha girato tutto il mondo, ha vinto premi internazionali, e quindi siamo stati molto fortunati a trovare questo legame così naturale con il coro, che si è prestato veramente a delle cose abbastanza strane. All'inizio ci hanno detto no, assolutamente, guarda, non possiamo farlo, ma poi alla fine si sono prestati, anzi gli è anche piaciuto, sono divertiti. Certo, invece per le immagini di repertorio, che parimenti ho trovato interessantissime, sono rimasto colpito da quelle inquadrature sugli strumenti che Capra usava a partire, diciamo così, dalla sua svolta. E quello che un po' si dice delle scuole dell'Est, che appunto negli anni 60-70 sono state fucina di un grandissimo rinnovamento musicale. Ricordo anche Varsavia, che era una grande capitale della musica elettronica. E appunto volevo chiedere se questi strumenti, se questa memoria della storia della musica della Cecoslovacchia è tenuta ancora oggi in vita, perché secondo me sono pagine molto interessanti, ma ahimè poco esplorate. Cioè, noi conosciamo quello che accadeva in Germania, quello che accadeva a Milano e via dicendo, però in realtà ci sono tutte queste realtà musicali di cui noi occidentali poco conosciamo. Questo è problema così, da musicista, perché I understand we found also a lot of recordings of this electronic sounds, which was like original samples on magnetic tapes, sì. Never heard actually. It was like his personal archive for his kind of experimentations. So the rumors you could hear in this version was really from 50s, from the first electroacoustic studio for electronic music. And because he was a prominent communist, he had access. So it was this paradox, you know, so that they could have the first computers and synthesizers. And
And it's important for the film and for the title of film, Codice Kappa. It's original Codice Kappa, because Kappa is this fish, which is important connotation for us, and he invented the method of coding and decoding. So he worked. It's very complicated for explanation, but something like dodecaphonic roles. He somehow combined like a small secret, and it's in a lot of compositions, and one of them is ciphers. Codes, actually, yeah, which we are using a lot, and from this composition, those electronic sounds are coming. So, it's the principle of the film that we are trying to code his legacy somehow to translate it. Abbiamo trovato moltissime registrazioni della sua, appunto, dei suoi esperimenti musicali che lui utilizzava, era un vero e proprio archivio in realtà, che lui utilizzava proprio come sperimentazione. E alcuni dei rumori che sentite nel film sono degli anni 50 e vengono proprio da uno studio di musica elettronica, diciamo, che lui utilizzava, a cui lui ha potuto avere accesso proprio perché era membro del Partito Comunista, e quindi ha avuto accesso ai primi sintetizzatori, ai primi computer. E tutto questo è molto importante sia per il film ma anche per il titolo, perché il titolo Kapp Code significa il codice della carpa, perché Kapp significa carpa appunto in ceco. Quindi lui aveva un metodo molto particolare di codificare e decodificare, e combinava praticamente questi codici con delle piccole composizioni, e il risultato di questo lavoro, di questo metodo, sono i suoni che noi sentiamo e che abbiamo voluto riproporre proprio perché ha una sua unità. And it was really like archaeological type of work, because our logline was film as a composition. So we because Jan Kapra, he composed actually his life story, but after his death he also composed the music for his originally silent films. So it's kind of cooperation, you know, with him all the time. È stato un lavoro quasi archeologico, perché diciamo, lo slogan del film è il film come una composizione. Infatti Kapra ha composto, diciamo, la sua storia personale in qualche modo, e anche la musica per un film muto. Quindi c'è stato sempre, appunto, questa forte cooperazione, diciamo, con tutta la storia della sua vita. Beh, ovviamente poi questo documentario penso sia molto bello anche perché ci mostra la vita di questo compositore, chiaramente in quegli anni problematicissimi della storia della Cecoslovacchia, senza dubbio, ma anche in questa sua veste privata, no? Ho trovato molto, e chiaramente il ricorso ai materiali suoi, Super 8, è stato fondamentale, no? E, ecco, io di questo compositore conoscevo solo l'episodio della lettera Shostakovich, quello è un po' ciò di cui si sapeva, che ricordo sia stato un compositore che ha avuto problemi analoghi dopo aver composto Lady Macbeth. Era stato severamente redarguito da Zdanov, e quindi da tutti i dettami dell'Unione Sovietica, aveva dovuto ritrattare tutto e anche cambiare stile della propria musica, no? Quindi ho trovato abbastanza, come dire, commovente questo fatto, no? Questa sua richiesta di aiuto appunto a Shostakovich. E un'altra cosa che mi ha colpito è che vengono sempre dichiarati i minuti riservati. Quel figlio ha pochissimi minuti rispetto a Miloš, se non sbaglio 6-7 minuti, no? Sì. Mentre 120, e questo è stato effettivamente un trauma forte nella vita di Kapra. Sì, sì, c'era. It was one of the intention of the film to show you the same situation in which, sì, we were as creators of this film. Because we found this archive. Jan Kapra never screened this archive to his family, to his daughter, for example. And we did not know who are those people. Absolutely, no idea. So, in the situation in which his daughter saw this archive, it's really for the first time in her life, and she recognized that it's probably her brother, because they did not speak about him.
Sì, l'intenzione del film era proprio quello di far trovare lo spettatore nella stessa situazione in cui ci siamo trovati noi quando abbiamo trovato questi archivi, che non erano mai stati mostrati a nessuno, neanche alla famiglia. Infatti, e quindi ci siamo chiesti chi sono queste persone. E la figlia ha visto questi archivi anche lei per la prima volta e ha riconosciuto quello che poteva essere effettivamente suo fratello. Ma non era sicura perché non l'aveva visto. And that's why also we kept in the film this sequence unknown people. Ed è anche per questo che abbiamo inserito nel film questa sequenza con scritto persona sconosciuta. Persone sconosciute. But for me it's important this to keep this for you just to know that who will judge what is like more important and less important in someone's life, you know. It was more important, for example, that he had this son, or it was less important that he is also of 10 big symphonies, or whatever, you know. So it's always very complex, and people often ask him if he was a really important composer, you know. But I think it's not the question of the film. Partly, yeah, he was quite famous, then he was banned and forgotten, but it's also very much about how we deal with the memory, for me. And with this giving the meaning through the film to anything. Non spetta né a noi, diciamo, né al film decidere cosa fosse più importante per lui, se tenere piuttosto, se archiviare le sue sinfonie oppure magari i filmati del figlio, non è questo il nostro intento. Noi, la cosa importante per noi era quello conservare la sua memoria e tramandarla, perché appunto era un personaggio famoso ma all'improvviso è stato dimenticato. Bene.